poi d'improvviso un profilo mostruoso, quello del Gran Sasso d'Italia, attraverso questo traforo lunghissimo, 10 km, uno dei più lunghi d'Italia. E adesso ci attende l'Aquila. Sono appena arrivato e adesso mi tuffo nella movida dell'Aquila, dato che è sabato sera e questo è il luogo in cui mi trovo. E dunque parte dall'Aquila, da Piazza del Duomo, questa nuova stagione di Un Reporter in Valigia, tutta dedicata all'Abruzzo, in particolar modo agli angoli meno conosciuti. Soprattutto mi concentrerò sulla natura, i parchi, questo è il polmone verde d'Italia. Sono stato qua nel 2015, era una città davvero spettrale dopo la tragedia immane, la perdita delle vite umane, la perdita del patrimonio storico, artistico, le abitazioni stesse, significa anche perdita di identità per una comunità. C'è stata un'intera generazione qua che è cresciuta davvero tra i cantieri e le gru, per questo sono così contento di trovarla in gran parte ora, finalmente, dopo tantissimo tempo e tantissima pena, ricostruita, perché una città con un volto da città contribuisce a formare poi l'identità di una collettività. Cena con chitarra, con fave, pecorino e guanciale della Maiella. Le piazze, specie nella zona universitaria, hanno sete di normalità. Io trovo la quiete nella camera da letto di un'osteria che si raggiunge attraverso il cortile di un nobile palazzo. Lascio la corte di questo bellissimo palazzo cinquecentesco e adesso comincia la mia esplorazione dell'Aquila, che questa mattina si presenta decisamente più mite. La prima fondazione dell'Aquila è del 1254. Allora, diversi abitati lungo il fiume Aterno, secondo la leggenda erano 99, si federarono per sottrarsi al potere feudale. Tracce di quei germi li trovo nel ripido Borgo Rivera, dove un trapezio di getti d'acqua forma una piazza. Non una, non 100, bensì 99 cannelle in questa che è la fontana più celebre dell'Aquila, nonché un monumento simbolo della città. 99 volti, ognuno diverso dall'altro, scolpiti in alto rilievo dalle pareti da cui zampilla l'acqua che viene convogliata nelle vasche, che producono quindi un effetto sonoro. Una piazza che dal punto di vista della percezione sensoriale attiva anche un altro senso, che è quello dell'udito. Lui se le conta tutte perché è convinto che siano 92. Quante sono allora? 92. 92. Sì, no, contate 92 e 92. A me è risultato 92 preciso. Solo 5 anni dopo la fondazione, l'Aquila venne rasa al suolo dallo svevo Manfredi, che regnava sul meridione, sconfitto poi dal francese Carlo d'Angiò, che ordinò la rifondazione della città. Siamo sempre a metà 200 e già allora erano floride le produzioni di zafferano e lana. Da qui le greggi migravano ogni anno verso le Puglie, lungo le vie della transumanza, chiamate tratturi, e uno di questi partiva da qui. Era solo un eremita, viveva lontano da tutti, Pier da Morrone, nelle montagne aquilane, poi dopo andiamo a scoprire i luoghi, eppure venne eletto papa e nel 1294 venne incoronato proprio in questa basilica, Santa Maria di Collemaggio. Di impronta romanica, transita verso il gotico ed è un perfetto manuale dell'architettura sacra abruzzese del Medioevo. Questa facciata rettangolare con la copertura tagliata in maniera netta orizzontalmente, un portone con arco a tutto sesto centrale, questi sono appunto i tratti peculiari del romanico abruzzese, che poi troveremo anche nel rinascimentale abruzzese, lo vedremo tra pochissimo nella chiesa di San Bernardino. C'è questo enorme prato che rappresenta un luogo di aggregazione simbolico per l'Aquila. Qua si parte per il tratturo Magno ed è stato qui che nella notte del 6 aprile 2009, dopo la devastante scossa di terremoto, gli aquilani si sono ritrovati. Dal corso principale si accede al quartiere medievale con tanti vicoli in forte pendenza. Quando camminiamo, più che la cima degli edifici, ciò che notiamo è la pavimentazione che si stende di fronte a noi, quindi una pavimentazione gradevole è un elemento importante, secondo me, in una città. Nel Medioevo crebbe il fervore culturale dell'Aquila ed è della metà del 400 il suo gioiello più prezioso.
Questa è l'imponente basilica di San Bernardino, dedicata al santo che morì qui all'Aquila, Bernardino da Siena, nel 1444. La facciata è stata fatta nel secolo successivo, nel 500, ed è un perfetto esempio del Rinascimento abruzzese. Notate la similarità con la facciata di Collemaggio. Il romanico ha uno stile più sobrio, volumi più compatti, e qua invece notiamo delle decorazioni maggiori. Con qua c'è addirittura un ordine superiore che la slancia maggiormente la facciata. Nel 600 è stata inserita al centro, nel secondo ordine, quella serliana che ci ricorda il Rinascimento palladiano veneto, al Palazzo della Ragione di Vicenza. Il Rinascimento è uno stile che raccoglieva l'eredità dalla classicità sia romana che greca, e questa scansione con colonne binate ci ricorda quasi la scena di alcuni teatri romani, e dunque si vede l'evoluzione dello stile abruzzese, quindi la facciata rettangolare con la copertura tagliata come da un coltello, affettata da una linea retta che si apre su questa imponente cordonata. La cordonata è una sorta di scalinata con i gradini pendenti e larghi che permette la risalita anche dei cavalli. Forse la più celebre è quella del Campidoglio a Roma, ma andiamo a vedere com'è dentro. Un gesto di superbia tardo-barocca accende la navata centrale. È l'opulento soffitto in legno intagliato e ornato di oro zecchino che risale alla prima metà del Settecento. Un mausoleo ingloba un'urna di cristallo che conserva il corpo di Bernardino da Siena, il francescano che viaggiava predicando, le cui membra non sono state corrotte dal tempo. La storia d'Italia, si sa, è una storia di dominazioni straniere, e dopo i germanici e i francesi per l'Abruzzo fu la volta degli spagnoli. Questi stremarono gli aquilani con la costruzione del castello. È stato realizzato nella prima metà del 500, in meno di 10 anni, ed è un'opera faraonica che per finanziare è stato dissanguato dagli spagnoli il popolo aquilano. Le mura difensive sono spesse, pensate, 10 metri alla base fino ad arrivare a 5 metri nella parte alta, ed era un'opera strategica perché era da cerniera all'interno dei possedimenti spagnoli, quindi tra la Puglia, il Napoletano e il Lazio. Ripasso dalla vasta pendenza di Piazza del Duomo e dal barocco di Santa Maria del Suffragio, riconsegnata alla città dopo il restauro finanziato per metà dai francesi. Ma ancora c'è tanto da ricostruire. Mi sono infilato in una serie di vicoli residenziali dove invece, come potete vedere da questa cattedrale di impalcatura, la ricostruzione è davvero lentissima. Una città che è merita una visita, è molto bella perché appunto gran parte degli edifici, specialmente quelli più simbolici, sono stati ristrutturati. Però appena ci si infila invece nei vicoli residenziali si vedono quegli edifici, alcuni ancora con le porte aperte, dove si vede dal di fuori la distruzione del di dentro. Adesso vi faccio vedere il video che girai nel 2015, a 6 anni dal sisma, in questo stesso vicolo. Guardate come le gabbie si mangiano gli edifici. Questa è la situazione invece nel 2020. Notate qualche differenza? Questo è il vecchio palazzo della prefettura dell'Aquila, che è andato completamente distrutto dal terremoto del 2009, che era diventato un simbolo con la sua scritta Palazzo del Governo spezzata. E tra l'altro non la vedo più quella scritta, anche le colonne hanno portato via completamente le decorazioni della facciata. L'Aquila, città nobile, ferita ma fiera, scrigno culturale d'Abruzzo. L'Aquila, città d'arte costretta a rinascere più e più volte. Si conclude qui la mia esplorazione più urbana di questo viaggio. D'ora in poi saltellerò di borgo in borgo, di lago in bosco, con più tuffi nel blu, facendo molta fatica, ma ripagandola con piatti pastorali, ascoltando storie artigiane fino alla fine del giorno.